Pensi che domani per questa prima di campionato in questo stadio ci sarà ulteriormente un'emozione? Sono emozioni diverse, giocare a calcio per tantissimi anni come ho fatto io, un lavoro totalmente diverso, un lavoro con grandissime responsabilità, hai la pressione addosso dei giocatori, della città, della società. E devo dire che è un'emozione diversa, è un'emozione che e dopo è un lavoro molto più difficile da fare l'anno di un giocatore. Io volevo chiedere allora com'è stata questa settimana quasi tipo, considerando che gli ultimi, se non sbaglio, sono arrivati martedì, e a che punto è la squadra, sia da un punto di vista di affiatamento che atleta? Ho detto due giorni fa alla presentazione e ho ringraziato anche il mister Favarini, mi ha lasciato uno spogliatoio di ragazzi per bene, ragazzi educati, rispettosi, quelli che sono arrivati, non sono arrivati fisicamente benissimo, perché se andiamo a vedere i 10 giocatori che sono arrivati, nessuno di loro ha i 90 metri sulle gambe, gente che qualcuno era fuori rosa, qualcuno nelle amichevoli con le squadre che rappresentavano non hanno mai giocato, però domani vedremo di mettere la squadra migliore in campo. Che partita si aspetta, mister, domani? Prata è una squadra giovane, è una squadra che chiederà a Pisa per cercare di portare via almeno un punto. Ma è una squadra, conoscendo il loro presidente, dopo anche il direttore sportivo, è uno da tantissimi, Paolo è da tantissimi anni nel mondo del calcio, uno che ha giocato anche a calcio e quando fa le squadre le fa con criterio. De Petrillo è un allenatore che è stato anche qua, l'ho visto giocare, l'abbiamo guardato, ed è una squadra che gioca pochissimo, non è solo seconde palle, è una squadra che domani troveremo pochissimo spazio, però dobbiamo sfruttare il fattore campo, dobbiamo vincere, però dobbiamo stare attenti a non farci prendere l'entusiasmo, di non commettere errori, di sbilanciarci, però è una partita che dobbiamo portare a casa. Onestamente, mister, considerando che sono arrivati da poco quasi tutti i giocatori, quando prevede di poter vedere il Verona? Non lo so, ma non voglio nemmeno parlare di queste robe qua, perché sennò sembra che sto buttando già le mani avanti e non sono il tipo. È normale, la condizione dobbiamo migliorarla, ma c'è la consapevolezza che dobbiamo fare bene da subito. E la bravura mia e del mio staff è quella di metterli in condizione il più presto possibile, sperando di non perdere qualcuno per strada. Devo essere bravo a mettere i migliori giocatori in questo momento in campo. La cosa la soddisfa? Ma mi aspettavo anche qualcosa di meno. Mi aspettavo anche qualcosa di meno, perché non bisogna dimenticarci 15 giorni fa che rosa avevamo, che sono stati fatti degli acquisti importanti anche a livello monetario, sono stati messi sotto contratti giocatori importanti, però ringrazio Lucchesi, ma adesso sta a me riuscire a ottenere il massimo con questi ragazzi. La formazione ce l'ha già in testa? Ce l'ho in testa, però non dico nulla perché non ho parlato nemmeno con i miei ragazzi, mi sembra di mancare di rispetto anche a loro. Però insomma, le idee sono già chiare. Siamo a sabato, domani mi spiego. Pensavo soprattutto al discorso del terzino sinistro, che Potari è squalificato e il ragazzo ungherese è entrato, credo, ieri, l'avrà a disposizione. Forbex ha 19 anni, ha fatto gol, è un giocatore under 21, abbiamo due giocatori under 21 quest'anno, abbiamo anche un motivo d'orgoglio per il Pisa, però vediamo. Saranno disponibili però i ragazzi che entrano? No, Golubovic è rimasto perché il 9 c'è un'altra partita, non è disponibile perché è nazionale. Forbex vediamo come sta,
può giocare Polverina a posto di Forgax e Lisuzio, vediamo. Barella invece come sta? Lores, bisogna stare. Lores è un giocatore che negli ultimi 7-8 mesi ha avuto tantissimi problemi fisici. Un ragazzo che va veloce, ha una velocità incredibile e in questi mesi non è riuscito a recuperare bene con gli infortuni che ha avuto. Ha fatto un programma di lavoro, adesso questa settimana ci stiamo lavorando sopra per riuscire a. C'ha parecchie cicatrici che gli danno fastidio, stiamo lavorando a livello fisioterapico. Quindi domani non è disponibile? No. Parlando con la squadra dopo la presentazione dell'altro giorno, che riscontri ha avuto? Sono state per la squadra emozionante oppure sono maggiori responsabilità, visto che insomma è stato forse il vero primo contatto con la tifoseria? Sono un po' arrabbiato con tanti giocatori, anche i giocatori giovani. Che mi sembra, tante volte si fa questo mestiere perché non c'è passione, io mi arrabbio questa roba qua. Quando parlo con i giocatori, specialmente i giovani, non sanno poco a livello di storia, a livello di piazza, a livello. Quando l'ho vista sorpresi mi ha fatto arrabbiare questa roba qua, perché anche se ho giocato per tantissimi anni al Milan, ho sempre saputo che Pisa è una piazza calda, una piazza che i tifosi spingono, e quando l'ho visti sorpresi mi sono arrabbiato, perché non è da due giorni fa che questa piazza è calda, normale, la voglia, l'entusiasmo è ritornato, però è sempre stata una piazza che ha spinto la squadra. A riguardo, quello che è sempre stato un po' il tallone d'Achille del Pisa sono stati i denti. Quest'anno, come al solito, abbiamo 9 squadre in regione. E si sente di dare qualcosa in più in queste circostanze ai ragazzi, perché noi effettivamente abbiamo sempre stato un po' peccato, non penso nemmeno. No, noi dobbiamo pensare partita per partita, dopo è normale che i derby per i tifosi hanno voglia di vincere, però i tre punti sono sempre uguali, è normale che oggi da parte nostra dobbiamo pensare partita per partita, dopo normale, domani già sarà un derby, però i punti rimarranno uguali anche con le altre squadre, però non sempre nei derby vince la squadra più forte, no? Le squadre ci mettono più cattiverie, ci mettono più agonismo, e noi su questa cosa qua non ci dobbiamo fare trovare preparati. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, non voglio sapere chi gioca, ma per lei è importante stabilire bene le gerarchie e dare tra virgolette tranquillità al numero uno, oppure, visto anche che come carriera e come età sono portieri simili, stimolarli e metterli in gioco settimanalmente? Guarda, il ruolo dei portieri la responsabilità me l'ho sorpresa io anche con il presidente, perché ho pensato di mettere una persona con esperienza, una persona con un curriculum importante, secondo me mettevamo solo della confusione in testa dei due ragazzi, di Baci e di Brunetti. E allora ho scelto perché credo che hanno delle potenzialità, credo che sono giovani, devono crescere, però di grandissima potenzialità. E la scelta di non mettere pressione con una persona su quell'età o con un curriculum importante è stata solo mia. Al di là di tutta la condizione fisica, il modulo sarà 4-3-3, sarà una partita così o un modulo che può variare a seconda delle esigenze? Cominceremo così, però anche con i nuovi arrivi non ti nego che a partita in corsa si può fare anche qualcosa di diverso. A volte sarà capitato, anche se da calciatore, però si dice che le partite d'esordio in casa con la squadra favorita nascondono delle insidie in più, è vero? Specialmente domani, specialmente questi tipi di partite, con l'entusiasmo che oggi c'è in città dopo tantissimo tempo, con i nuovi arrivi, con la partita che andiamo, con la squadra che andremo a affrontare, dobbiamo starci con la testa, non dobbiamo pensare ad andare in campo, farci tre normali, i tifosi. 12° uomo in campo, però dobbiamo stare con la testa, non farci prendere l'entusiasmo e tenere bene in campo. Quanto conosci la Riccardo?
Ma la conosco, conosco il tipo di gioco che adottano tanti allenatori, si fa fatica a giocare, se vuoi giocare devi giocare con velocità, con giocatori bravi tecnicamente, perché tantissime squadre preferiscono giocare palla allungata sulla seconda palla. Ma lo so, e noi dobbiamo essere bravi a, se vogliamo giocare a calcio, ad essere una squadra che quando imposta velocemente. Posto? Grazie a tutti. Grazie a voi, a domani. Grazie.